È difficile riuscire a fare un film sulla, chiamiamola, malavita organizzata, e specialmente su quella calabrese di cui si sa sempre, sempre molto poco, tranne ogni tanto qualche evento. Però è un vantaggio perché è un argomento originale in cui, no? Si può andare a fondo raccontando cose interessanti come così. Ma sì, il film secondo me è iniziato dalla fulgurazione per un romanzo poi tratto che condivide il titolo con il film, cioè Anime Nere. Ovviamente quando ho iniziato a avere l'idea di sviluppare questo libro, quello di mettermi dentro un racconto lineale, avevo una sorta di timore per l'immaginario gigantesco che c'è. Creato da film, da letteratura, sono amato, quindi ho un certo timore, ma il romanzo in qualche modo mi ha rassicurato perché racconta di un luogo in un modo così particolare, dei personaggi così, un mondo così diverso, così unico, che a un certo punto ecco, mi sono sentito che andavo in una direzione che poteva forse evitare il cliché o lo stereotipo del film di mafia. Soltanto che poi prima di buttarmi nella sceneggiatura, siccome dovevo raccontare un mondo che non è il mio, che non conosco, quindi ho cercato di conoscere lo scrittore che invece viene da quel paese, da quei luoghi, quindi si sente, è uno dei motivi della bellezza del libro, si sente che domina la materia e ha anche una certa urgenza nel suo raccontarsi. Quindi ho cercato la complicità con lo scrittore perché sentivo che avrei avuto bisogno di lui e di quel paese, della collaborazione di quel paese per poter realizzare il film stesso. E soltanto dopo questo primo approccio, che è stato positivo, perché comunque ci siamo stimati, ci siamo piaciuti, ecco, ho iniziato la scrittura della sceneggiatura. Ho scritto questo film e ho preparato questo film proprio come fosse un documentario e poi diciamo, il risultato è lontanissimo dal documentario, che è proprio un film di finzione completamente, però tutto quello che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro assomiglia alla. Mi definisco ormai, ho trovato una formula perché sono un documentarista Quanto mancato. sei stato in Calabria per capire, per annusare? Beh, adesso con tante pause, poi sono stato tantissimo perché questo progetto la lettura del libro risale forse alla fine del 2011, quindi sono 3 anni più o meno, poi negli ultimi tempi insomma sono stato un anno e mezzo con qualche pausa, ma comunque a un certo punto sono diventato. Considera che la lingua di questo posto per me era incomprensibile, totalmente, come lo è penso per chiunque veda il film, adesso la comprendo perfettamente, quindi ho imparato un'altra lingua, il calabrese non so se funziona all'estero però. Mi chiedevo se hai visto Le quattro volte di San Martino Sì. e se la faccenda della polvere e delle capre nel libro oppure è una Guarda, usanza che ancora c'è in giro. La polvere del santo, la chiamiamola polvere del così. santo è stata messa in scena anche da San Martino in modo straordinario ed è un film antropologico. Io ho una parte del film che cerca di rimettere in scena quell'aspetto antropologico. Hai scelto di limitare al massimo quello che poteva essere un elemento classico, diciamo, del genere, no? L'azione, cioè l'omicidio c'è, ma spesso è, tranne che nel primo, quello del fratello del boss, è spesso tagliato, cioè non visto. La storia poteva svilupparsi con più scene d'azione, più scene che magari davano al film prendeva un'altra Sì, strada, un altro aspetto, diciamo, più che certo. un'altra strada, perché in fondo quello era quello che volevi tu, era appunto lo scontro della famiglia. Come mai hai scelto di spingere l'acceleratore su Ma io ho eventi? cercato un equilibrio tra il genere e invece un percorso all'interno della famiglia, un'esplorazione dei rapporti familiari. In questo senso, appunto, l'azione la vediamo in tanti film, uno poteva prendere tante strade, tanti percorsi, ho scelto quella di creare l'azione, creare il crimine, però tutto quello che mi poteva servire però per mettere in scena, per creare il dramma e arrivare a quello che veramente mi interessava, cioè lo scontro tra i personaggi. E quindi probabilmente ecco,
tutto ciò che è azione è un po' ai margini, è un po' ai confini del film, non è mai il vero centro. Ok, grazie.